B&B, lascio a te la parola. Sì, per allora abbiamo questi tre fratelli, spiegateci intanto le vostre relazioni. Tu, allora, parti da te. Allora, come ti chiami, scusa, la gente, e di dove vieni? Allora, io e Alberto, Beatrice e Luca. Ok. E chi è tuo fratello? Allora, entrambi, fratello e sorella. Ok. Voi due quindi siete fratelli? No, noi veramente siamo solo amici. Ok, cioè loro due, Beatrice e Luca, sono amici. Però tu sei fratello suo. Io sono la via di mezzo, cioè un fratello di qua, una sorella di là. Faccio un po' da ponte. Ok. La cosa curiosa è che in questa relazione, che io ho rinunciato a capire, perché sennò andavano delle indiscrezioni, il padre si è separato, eccetera. Siete contenti di come state o no? Beh, siamo insieme qua sul palco, quindi ci sopportiamo a sufficienza. Diciamo che ci divertiamo a suonare noi tre insieme. La cosa buffa è che loro sono felicissimi di questa famiglia allargata, non la cambierebbero con la famiglia tradizionale, perché vivacizza, è vero, no? Assolutamente, senza ombra di dubbio. Lei è quasi farmacista, esatto? 5 anni alla laurea. Dai. Io vado a fare la laurea in storia. Io studio cinema e ci provo almeno. Non abbiamo parole. Allora, il vostro gruppo come si caratterizza? Allora, posso? Sì. Allora, innanzitutto abbiamo cominciato come trio acustico facendo cover. Poi a un certo punto abbiamo deciso di metterci a inventare qualcosa, abbiamo provato a inventare qualcosa e quello che è nato è stato un lavoro, una via di mezzo tra il teatro, perché ci piace molto anche raccontare delle storie, e la musica. Quello che è nato è stato un progetto in cui le varie canzoni che avevamo composto andavano a allacciarsi una all'altra in una storia più completa. Io concordo con quello che dicevo. Allora andiamo al dunque. Al dunque, adesso quello che stiamo facendo adesso è un'evoluzione di questo progetto teatrale. Abbiamo deciso di prendere i brani e renderli più autonomi e quindi volevamo presentare 2 brani che introdurremo nel nuovo lavoro su cui stiamo lavorando insieme a Capogiro Records, uscirà probabilmente intorno a maggio. Non abbiamo ancora un titolo, ci stiamo appunto lavorando. E il primo è un brano che abbiamo in realtà già concepito per il primo disco. Ci riallacciamo alla grande tradizione in Italia, la tradizione importante. Noi in particolare abbiamo attinto da tradizioni, da leggende delle nostre parti. Noi siamo di Torino, quindi la leggenda che raccontiamo è una leggenda ambientata nella Sacra di San Michele, che è questa meravigliosa abbazia che incornicia la Val di Susa. E si intitola La ballata di Alda, prende spunto dalla leggenda della Bell'Alda, che è una leggenda nota dalle nostre parti. E la seconda parte invece è un brano che non è nostro, ma ci tenevamo a fare su questo palco, soprattutto perché circa 3 anni fa ci lasciava uno dei grandi del rock progressivo italiano. Per noi il rock prog è importante, è una delle nostre delle basi musicali da cui partiamo. E il 21 febbraio di 3 anni fa ci salutava Francesco Di Giacomo, cantante del Banco del Mutuo Soccorso. Questo è un brano. E questo è un brano che noi suoniamo da quando abbiamo deciso di fare musica insieme e ci tenevamo a farlo su questo palco. Grazie. Prego. Grazie mille. Prego. Giusto, non pensa che sia sbagliato, non ha tempo di pensare, lei non ha il tempo di pensare. Il giorno parleranno
leggende e nelle ballate della giovane Ada che per fuggire nel vento sul volo spiccò. Se guardo dietro non c'è alcun demonio, se mi volto dietro di me lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo davanti a noi, sia che puzza del rossale da ubriaco. Perché volete disturbare? Thank you.
siamo tutti qua. Sì, siamo noi, il poeta, l'assassino e la sua santità. Tutti fedeli amici tuoi. Prego, amici miei, lo sapete, non so stare senza di voi. Presto, sedetevi al banchetto, bevamo soltanto voi. Sempre, ogni giorno che verrà, finché amore. Grazie ragazzi, grazie. I B and B&B, grazie, in bocca al lupo per la vostra carriera, grazie mille. Allora, grazie. Io vorrei fare un saluto e anche ricordare che in questo teatro, in questo prestigio,